Salve a tutti, buongiorno, ben arrivati. Eccoci. Vediamo un po' com'è la situazione. Manca ancora tantissimo alla fine del secondo round, però non si sa mai. E come? Siamo messi molto. Ah! Beh, oddio, pensavo peggio. 3 secondi. Stranamente. Carnefici di dominio. Ah, cavolo, dobbiamo finire quella. Qui non c'è nient'altro, vero? Carnefici. Ah, lo rifacciamo insieme. Ok. Dai. Ci siamo. Dai, beh, pensavo peggio. Pensavo molto, ma molto, ma molto, ma molto peggio. E invece. Ti ha messi bene con i territori, dai. No, sto sentendo la musica di Samurai. Carina, è carina. Io preferisco sempre la musica di Cavalieri o di Vichinghi, però va benissimo anche quella di Samurai, no? Da un po'. Crea un bel po' di atmosfera. E beh, dai, non ci ha messo tanto a trovare la partita. La forgia. Forgia mi piace. Ok, andiamo con la nostra Nubushi. Anche se ve l'ho detto, vorrei anche prima o poi tentare di alzare il conquistatore. Lo riportiamo subito. Sarà una partita un po' dura, secondo me. È anche un bel po' fastidiosa. Soprattutto per tutti questi shinobi. Anche se mi sa che avranno più problemi loro di noi. È vero che loro hanno 2 shinobi, ma noi abbiamo il team mortale, shinobi e centurioni insieme. Uè, Tobi, buongiorno! Come va? Tutto bene? E via. E via. Ok. Beh, però è abbastanza equilibrata come partita. Ok. Tutto bene. Ancora un bel po' addormentato, eh. Un bel po' addormentato. Mi sono preso 2 caffè, ma no, non ha fatto molto effetto. Poi ho fatto tante cose già stamattina. Però niente, non mi sono riuscito a svegliare. No, non so perché. Ma mi sveglierò. Mi sveglierò. Beh, credo. Spero. Se resto così tutto il giorno è un po' un problema. Oh cavolo.
Aiuto! Toglietelo! Ah, oh, cavolo! Mi è arrivato il guardiano super esagerato addosso. Peccato. Però sì, dai, tutto bene, tutto bene. Todo bien. Non so se tentare di prendere B o tornare a C. Che a C mi sa che è completamente inutile andarci adesso. C'era solo un compagno e lo avevo circondato. Ok. Forse conviene togliere un po' di pentaccia da qua sotto. Ok. Incredibilis. No, cavolo. No, dannazione, mi frega sempre con quella... con quello spezzaguardia. Però li abbiamo quasi mandati in rotta. Non c'era... ah, eccolo. Non ci sono arrivato. No, adesso le riprendiamo. Yeah, wow. Ok. E mi sono fatto fregare dallo spam di attacchi alti. Io comunque contro la gente che spamma ho dei serissimi problemi. Perché penso sempre, ah ok, allora adesso gli faccio lo spezzaguardia. Allora invece no. Loro spammano, dovrei spammare anch'io. Anche perché comunque funziona come tattica. Cioè l'ho provata quelle poche volte che ho giocato con l'Orochi e funziona benissimo. Cioè nessuno si aspetta mai un completo spam di attacchi. Visto? Cioè funziona benissimo. È stranissima questa cosa. Comunque, ma non è che inizi a trovare tante volte. Ho fatto un'esecuzione? Non ricordo di aver fatto esecuzioni, ma va benissimo. Ok, e chi abbiamo trovato? Sì. No. Qui. No. E... oh, è incastrato. No. Decisamente no. E un po', che altro... esci, esci, esci. Ok. Quindi, ordini. Questo l'abbiamo fatto. È rimasta eliminazione sanguinosa. 50 abbattimenti in scontri eliminazione. Vorrà un bel po'. Però, se mai iniziamo, mai lo finiamo. Dicevo, stavo sperando di trovare degli oggetti viola, ma... ho anche lo status campione, ma... non so se aiuta
a trovare oggetti di rarità su. So che dà più materiali, so che dà più esperienza. Pensavo aumentasse anche le possibilità di trovare materiali di qualità superiore, ma apparentemente. Ya boy, grazie per il follow, gentilissimo. Ma apparentemente non aumenta le possibilità. Ciao cara, buongiorno, ben arrivato. Come va? Grazie per il cuoricino. Come va, cara? Tutto bene? Vediamo un po' che riusciamo a combinare con la nostra Nobushi in eliminazione. Cioè, mi piace molto il personaggio, ma ho delle serie difficoltà a concatenare determinati attacchi perché sono molto lenti. Rispetto tipo alla Valchiria, no? Cioè, gli attacchi veloci della Valchiria sono veramente, veramente veloci. E gli attacchi veloci della Nobushi sono son veloci quanto gli attacchi pesanti della Valchiria. E quindi se non riesco a guadagnare la distanza necessaria, mi devastano completamente. Contro Valchiria, Centurione, Shinobi e un'altra Nobushi. Oh mio Dio, mi dispiace. In che senso non in che senso non lo. Non gli do retta? Non l'ho salutato. Che cosa. Gli chiedo scusa a prescindere. Primo round. Ah, cavolo, il centurione. Incredibilis! Ma. Mi ha scritto sulla Play 4 e no. Oh mio Dio, ragazzi, mi sono dimenticato, scusatemi. Lo sapete com'è la mia memoria. No, non lo faccio, no, non lo faccio apposta, davvero. Lo sapete che. Inizio una cosa e poi mi dimentico completamente. Non è stata una cosa volontaria. Io sul serio, cioè, inizio una cosa 5 minuti dopo mi sono assolutamente dimenticato di quello che stavo facendo. Sono proprio irrecuperabile. Però vi giuro ragazzi, no, non lo faccio apposta. Ma abbiamo un bot? È l'ultimo rimasto? Però mi sa che il messaggio l'ho letto. E mi sa che anche mi ricordo anche. Sei morto. E provo ad andare su. Che
Peccato che abbiamo il bot. Comunque mi sa che dovevo fare le esecuzioni, non gli abbattimenti. No, forse era 50 abbattimenti. Qua sotto c'è qualcuno. E sono morto. Addio. Uff. Ma voi siete sicuri di questa scelta? Ecco che cosa gli volevo rispondere. Ma voi siete sicuri di questa scelta? Ma Stefano, ma figurati! Ma... Ciao, buongiorno! Ma figurati! Ma non è che non... Ah, cavolo. Non è che non volevo rispondere era una maniera gentile per rifiutare. Era proprio che... Mi sono dimenticato di rispondere, cioè l'ho letto, poi ho detto ok, dopo gli rispondo e mi sono semplicemente dimenticato di risponderti. Ma figuriamoci. Lo sapete che a me fa piacere, se siete sicuri di questa scelta, secondo me vi porto a fondo, però... Però no, sul serio ragazzi, mi dimentico. Se voi neanche vi immaginate le mail che ho letto e a cui non ho mai risposto. Ma non perché le leggo magari sul cellulare, poi dico ah ok, dopo gli rispondo e mi dimentico di averle lette, non mi arrivano più le notifiche. E lo stesso per i messaggi della Play, ci passo, li leggo, poi dico ah ok, dopo che ho 5 minuti rispondo con calma. E poi sulla Play è anche peggio perché non ho neanche le notifiche attive, quindi magari ci sono dei messaggi che stanno là fermi come le richieste d'amicizia da settimane. E ma cioè anche se li leggo di solito non cambia nulla, perché non rispondo subito. Dico, gli rispondo con calma e... e poi finisce così. Però vi assicuro, ragazzi, che non è fatta di proposito e non ci sono secondi fini dietro. No, ma tanto guarda, anche i messaggi privati di Twitch... sono terribili anche con quelli. Cesare ne sa qualcosa. Mi manda ogni tanto qualche messaggio privato, ma cioè, restano là giorni e giorni prima che io gli rispondo. Infatti Viven, lo sai, mi lascia i post-it sparsi per tutta la casa. O mi scrive le cose, o mi scrive i messaggi sullo specchio del bagno, mi lascia i post-it attaccati sui monitor, sul televisore. Cioè, sono veramente... Ma non lo so perché mentre faccio determinate cose penso ad altro. E allora dopo che ho finito di fare quello che sto facendo, inizio subito a fare qualche altra cosa e mi dimentico quello che ho fatto pochi istanti prima. E però poi non ritorna più in testa. E quindi no, lei dice che è una battaglia persa, dice oramai ci ha rinunciato, va avanti con i post-it. Infatti ha due pacchetti immensi di post-it sul... Niente,
Oh, cavolo. E... ah, cavolo. Un po', cara, un po'. Un pochino. Aiuto, poverino. Non ce la farà mai. E quindi sì, Stefano, non te la prendere, no? non è stata una cosa voluta. No! Oh. Uì, Cesare, buongiorno, ben arrivato. Ok. Ho un prurito, mi sa che mi appunto una zanzara. E il Carlino come sta? Il Carlino se la dorme, se la dorme. Abbiamo fatto la... altro che prostituta. Ecco, vedi, per esempio Stefano. Cesare mi manda tanti, tanti messaggi utili in privato. Ma io, cioè, li leggo e poi penso, ok, ora gli rispondo. Poi si sente il rumore del vento, passa una balla di fieno che rotola, si vede la scena di un deserto e finisce là. Infatti oramai mi manda direttamente a Viven, così poi lei mi dice, lo sai Stefano, cioè, lo sai Cesare che ha detto? Ah, che ha detto? Ormai ha rinunciato. Io il Carino sta bene. Ha avuto qualche problema a inizio mese. Difatti gli abbiamo fatto fare... assolutamente no. E mi sa che mi sono anche dimenticato. Adesso che mi fai ricordare, cara. Mi sa che oggi mi scade l'assicurazione della macchina. E non l'ho rinnovata. Mi sa che oggi è l'ultimo giorno. E quindi mi sa che la devo fare assolutamente oggi. Per fortuna che adesso col fatto che uno la fa online te la mandano subito. Però mi sa che scade oggi. Comunque no, le pago sempre in ritardo, cara. Almeno 2 settimane di ritardo, almeno. Almeno 2 settimane di ritardo. E... quindi oggi mi devo assolutamente ricordare di farlo. No, ti scade internet, Cesare, oggi. Quello è grave. Quello è molto grave. Quello è molto, molto, molto grave. Qui c'è Ubisoft 55555. Primo round. Quindi sì, ragazzi, sono un po' un macello con queste cose. Sono un bel po' un macello. Ah, cavolo. Ok. Uff. La pagherò, forse. Ok.
Lì stanno ancora combattendo? No, l'ha ucciso. Ok. Io non so dove stanno combattendo gli altri. Li sto cercando, ma... Una cosa bruttissima. No, non mi piacciono le cose brutte. Però ora a me me l'ha anticipata, quindi ora sono curioso. Sono anche molto curioso, ragazzi. Ok. Ti seguo, amico mio. Non so dove stiamo andando. Ok. Non è vero, è impossibile che sei diventato intollerante alla birra. Basta che ne provi altri tipi. Fidati. Secondo round. Ok. Ah, cavolo, mi ha fregato, ragazzi. Sto morto. Cavolo, mi ha fregato. È vero, hai provato quattro tipi diversi di birra. Domani sera streaming come al solito, cara. Tra le 8 e le 9 iniziamo. Questa sera facciamo il retro D. Domani sera non lo so. Cioè, vorrei finire The Surge. Però no, non lo so perché mi sta prendendo molto End of Fate. Molto, molto carino. Stasera proprio con il vino, ma hai paura? No. Se no passai direttamente ai super alcolici. Fai di whisky, grappa, vodka. Ah, cavolo. Comunque, se ho fatto male a combattere contro il guardiano in quello spazio così ristretto. Serviva uno spazio più ampio. Questa se la sono giocata molto bene. Terzo round. Niente, questa tattica non funziona. Ah, cavolo, fregato. Ah. Mi ha completamente fregato, ragazzi. Però forse ce la facciamo. No, perché scappi? Perché stava scappando? Ah. Grande. Bella mossa. No, ma sul serio? Ma dai.
Cioè, a me no, non importa vincerle, importa fare gli abbattimenti, però. Già stiamo a due ragazzi che finiscono così. Cioè, che finiscono, che si interrompono così. Qua ci stava bene. Comunque, secondo me no, Cesare, qualcosina la trovi. Io a proposito ho finito tutto quanto. Ieri ci siamo scolati l'ultima bottiglia di vino e mi sa che oramai stiamo a secco. Cioè, ci sono tanti succhi di frutta. Tanto caffè, tanto caffè. Però mi sa che. No, non c'è nient'altro. È l'acqua. Quella. Ma sì, vai, vai. Tranquillo. Tutto sperimenta. Tu sperimenta. Vai anche di cocktail. Prova anche con i cocktail. Magari mischiando. E da qui il dì che sono finite. Sono durate veramente poco. È stata proprio. Ui. A me qualcuno mi piace. Speriamo di riuscirla a finire questa di partita. Cioè, alla fine uno non ci mette neanche tanto a fare i 50 abbattimenti, ma. Primo Se si round. interrompono tutti così. Ho un problema. Ah, cavolo. Perché la pacificatrice? Lo sapevo. Spesso mal. Veramente spesso. Cavolo. No, non mi ci voleva la pacificatrice come primo avversario. No, non sto ancora così tanto sveglio da affrontare una pacificatrice. No. Oh. No. Grande. Mi sa che non ce la fanno a arrestarmi. Troppo tardi. Che peccato. Che peccato. Vabbè. Spettacolo. No, no, non glielo far prendere. Come? Chi l'ha arrestato? Incredibili!
Wow, un massacro, ragazzi. Un vero massacro. Secondo round. No, io là non combatto. Ciao. Ok. Vado. Uff. Pronto alla guerra. Vediamo un po' chi riusciamo a trovare. Eccolo. Attento.